Eccola, amici miei, i portici di Facebook, cari cittadini, siamo a fare un altro sopralluogo ed è il 31 marzo 2012 e ci troviamo a via Cristoforo Colombo Civico 3, da 3 ad andare avanti. Allora, sono stato chiamato qua perché c'è un problema praticamente che mi hanno segnalato per telefono di via Cristoforo Colombo e sono questi paletti che vedete praticamente sul marciapiede, di cui questi paletti purtroppo, a parte essere pericolosi, ma sono anche arrugginiti e sono praticamente pericolosi per chi passa praticamente qua e può andarci a finire con le mani. Allora, iniziamo a guardare praticamente i paletti. Allora, guardate come è arrugginito questo paletto, come è pericoloso. Sta di fronte al Civico 3, come potete guardare. Stiamo riprendendo un poco tutti i paletti. Quindi si vede la condizione praticamente dei paletti, sia a destra che a sinistra. Sono tutti arrugginiti questi paletti. Siamo a via Cristoforo Colombo. Come si può notare, riprendendo praticamente la strada, quella è l'uscita per via Diaz. E stiamo riprendendo un poco tutta la situazione di via Cristoforo Colombo, della condizione di questi paletti arrugginiti e pericolosi. Come si può vedere, stiamo notando le condizioni in cui si trovano questi paletti. Ripeto, siamo a via Cristoforo Colombo e abbiamo iniziato dal Civico 3 e stiamo riprendendo un poco tutta la strada. Siamo al Civico 9.
questo è il problema di questa strada. Di via Cristoforo Colombo. Allora, ancora ci troviamo a via Cristoforo Colombo di fronte al Civico 40 e non solo i paletti praticamente sono i problemi arrugginiti, ma c'è il problema anche dei marciapiedi, come puoi vedere, caro sindaco. La politica dei fatti, caro sindaco, io so che tu la fai e io per questo ho fiducia in te. Io ti dimostro, come ho sempre dimostrato come consigliere comunale, che sono attento praticamente sui vari problemi che ci sono per la città. Quindi nel mio piccolo io cerco di essere un tastello positivo per l'amministrazione Cuomo, di cui mi fa grande onore partecipare a questa amministrazione dal 2004. Sindaco, ecco, io sto riprendendo il video, questi paletti arrugginiti che tu puoi vedere, caro sindaco, e la pericolosità praticamente di qua veramente qualcuno si può far male, cioè c'è un pericolo tutti i giorni. E sto a via Cristoforo Colombo. Sindaco, io vado da tutte le parti perché non mi interessa di niente e di nessuno. Quando il cittadino mi chiama e ci sono problemi, caro sindaco, Portoghese è sempre presente. Come tu puoi vedere, la pericolosità che c'è su questa strada di via Cristoforo Colombo. Fratello, pace. Come tu puoi vedere qua dentro, caro sindaco, come la condizione praticamente c'è di questi paletti arrugginiti. Non solo, ripeto, oggi è il 31 marzo 2012, mi trovo a via Cristoforo Colombo. E sindaco, io penso che la città a 360 gradi deve essere valutata tutta quanta dei vari pericoli che ci sono. E io lo dimostro, ripeto, grande stima di te, grande stima dell'assessore Duraccio, dell'amministrazione, noi dimostriamo i fatti e i vari problemi che ci sono in questa strada. Quindi, caro sindaco, questo è il mio messaggio che io ti mando e scriverò tutto. Metterò tutto per iscritto. Con questo ti ringrazio. 31 marzo 2012, sono le 11:30. 31 marzo 2012, ci troviamo a via Cristoforo Colombo di fronte al Civico 16 e dove vediamo praticamente che anche qua prima mattina, diciamo che sono verso le 11:20, hanno buttato praticamente la spazzatura fuori orario, come si può vedere. Quindi anche qua via Cristoforo Colombo, come viale Rossini, altrettanto praticamente non rispettano la raccolta differenziata. Ci troviamo praticamente a via Cristoforo Colombo tra il Civico 16, 18, 20. E come si può vedere, non solo il problema della raccolta differenziata, ma anche il problema dei paletti tutti arrugginiti. Ripeto, siamo a via Cristoforo Colombo e siamo praticamente in questa strada. Di cui lunedì mi attiverò praticamente a segnalare e a scrivere. Come potete vedere, i paletti arrugginiti, che sono pericolosi per tutti. Ripeto, ci troviamo a via Cristoforo Colombo, adesso siamo al Civico 20, e vediamo la strada praticamente e questi paletti abbandonati. Questi paletti arrugginiti, questo siamo al Civico 24,
vi attiverò ovviamente scrivendo anche al sindaco, all'ufficio tecnico, a segnalare praticamente questi problemi che ci sono a via Cristoforo Colombo. Siamo al civico 28, quindi stiamo riprendendo un po' tutta la zona. Guardate qua che pericolo, addirittura qua stiamo al civico 30, cioè guardate che se uno va a finire qua si fa male proprio, proprio pericolosissimo. Civico 30 di via Cristoforo Colombo. Come potete vedere, guardate che pericolo. Guardate. Via Cristoforo Colombo. Tutta la strada con questi paletti che sono pericolosi. Mi attiverò, io ho fiducia nel sindaco. Grazie a tutti quanti. 31 marzo 2012, sono le 11:20.